L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Da Rita Severin Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buonasera, benvenuti al nostro consueto appuntamento del giovedì con il nostro 60 News qui dal Catanzarese. Sono in collegamento, lo vedete, con Maurizio Senese. Veramente non avrebbe neanche bisogno di presentazioni, Maurizio, perché è conosciutissimo, però lui della SM Musica, insomma, quest'anno ha un progetto di cui parleremo adesso ovviamente insieme a Maurizio, un nuovo progetto artistico musicale. E l'ultima volta, Maurizio, che abbiamo avuto modo di confrontarci, di incontrarci per un'intervista, il vocabolo pandemia non sapeva, o meglio il vocabolo Covid, non sapevamo neanche che cosa fosse, quindi eravamo in una situazione tra virgolette di normalità. Ovviamente il comparto musicale ha subito restrizioni, come tanti altri comparti, soprattutto nel campo della cultura e dello spettacolo. Adesso fortunatamente si riprende dopo un'estate, uno stato di completamente stop per quanto riguarda la musica e concerti dal vivo, è il settore appunto di cui ti occupi tu sostanzialmente. Si riparte quindi un periodo buio che speriamo di aver archiviato. Ecco, una prima tua impressione su questa ripartenza. Sì, finalmente si riparte, cerchiamo di cancellare questi 18 mesi bui per tutti quanti, per tutti i lavoratori, gli imprenditori, ma diciamo abbiamo subito qualcosa tutti quanti, quindi speriamo che sia un lontano ricordo, anche se la pandemia diciamo ancora non è stata combattuta al 100%, però questa ripartenza ci vogliamo far credere che certo, il peggio ce l'abbiamo alle spalle, ormai siamo in una netta ripresa e da imprenditore appena ho visto un minimo spiraglio, la luce che mi veniva incontro, ho cercato di mettere in atto quelle che sono le nostre capacità imprenditoriali e
abbiamo pensato di creare un nuovo progetto, visto e considerato che la Summer Arena è una struttura che ci, già solo la struttura ci impegna tante energie e costi che per la Calabria sono veramente impossibili da gestire, visto e considerato che noi non abbiamo, non lavoriamo con nessun contributo pubblico, quindi sono tutti sforzi personali. Quindi quando parli per la Calabria non ti riferisci alla regione Calabria? Quando sì, parli... mi riferisco alla regione Calabria che da anni come se noi non esistessimo, però noi ci siamo, esistiamo, i nostri spettatori non solo calabresi ma da tutta Italia ci vengono a trovare facendo spesso e volentieri sold out e tutto esaurito, quindi vuol dire che siamo presenti. Però noi andiamo avanti anche perché la nostra filosofia è di lavorare da imprenditori. Poi se qualcuno si avvicina, come tantissimi sponsor nazionali, regionali e locali ci stanno vicino, ben venga. Se no, come ho sempre detto, il nostro contributo, che poi è quello più importante, è quello del pubblico che fa il biglietto. Ma e sono veramente tantissimi, quindi io li ringrazio ogni intervista, ogni qualvolta riesco a ringraziare questo main sponsor che è il pubblico che viene a trovarci nei nostri concerti, e lo faccio. Però ecco. Archiviata la Summer Arena, perché abbiamo avuto l'impossibilità di poterla fare, perché ha dei costi veramente forti, quindi anche l'amministrazione di Soverato non ci dà aiuto, quindi ci siamo spostati in un punto dove la struttura è già esistente. Ecco, adesso ne parleremo, entreremo di più nel merito di questo nuovo progetto. Parliamo di Rocella, naturalmente, Teatro Castello, adesso ne parleremo. Rocella Summer Festival, certo. Tanto perché certo. È questo nuovo progetto che ci siamo inventati, sono andato a trovare questa amministrazione molto giovane, anche loro, come quelli di Soverato, però... ho notato che ci siamo capiti in 10 minuti, anche loro hanno voglia di costruire qualcosa di importante nella città di Rocella, una città piena di storia, di cultura e di tradizione musicale, anche perché certo. Hanno un festival lo scorso anno, Jazz Fest, che hanno raggiunto 40 anni di storia, conosciuto a livello nazionale e internazionale, e spero che io almeno il 50% degli anni del Festival Jazz riesco a farlo con la musica. Almeno il 50% degli anni. Allora, abbiamo fatto un attimino dei paragoni, no? Dicevi, due amministrazioni giovani, però un'amministrazione sembra sia più predisposta, anche se poi per 4 anni, lo ricordiamo, la Soverato Summer Arena si è svolta qui appunto nella cittadina ionica. Poi è solo una questione di costi, oppure non c'è stata quell'apertura per la quale poi la Summer Arena, adesso Rocella Summer Festival, si è spostata, cioè c'è stata una mancanza di apertura per voler continuare con Soverato, oppure è solo una questione di strutture, quindi costi che non si riuscivano a sostenere, perché ricordiamo a Rocella non c'è la struttura della Summer Arena, bensì le serate si svolgono al Teatro Castello. Quindi è solo questa la differenza, c'è stata proprio una mancanza di disponibilità anche nei confronti da parte dell'amministrazione di Soverato. No, noi sappiamo tutti che le regole in questo momento, nella fase pandemica, ci obbligano di una capienza di 1000 spettatori, sì, paganti.
quindi a prescindere quale sia la capienza attuale. Sammarinella, ci ricordiamo che è una struttura costruita da noi, inventata da noi, progettata da noi, che ha una capienza di 4.500 posti. In Calabria una struttura del genere esistente non c'è, quindi ce la siamo costruita. Con la capienza massima noi abbiamo il coraggio di giocarcela, cioè sia per i costi strutturali sia per i costi degli artisti, che sono veramente da capogiro oggi. E quindi il Comune di Savonarola non ha mai pagato nulla, anzi siamo stati noi a pagare anche dei ticket sulla struttura. Ultimo ticket abbiamo pagato quasi 10.000 euro, quindi che nessuno pensasse che il Comune di Soverato ci abbia mai regalato qualcosa, anzi nulla, abbiamo portato e abbiamo anche pagato, ma non ha importanza, perché io quando credo ad un progetto a me non mi interessa di investire 200.000 euro di struttura e poi non mi fa paura neanche pagare 10.000 euro di ticket per avere uno spazio aperto, perché non è che mi dà una struttura, mi dà uno spazio aperto. Quindi di spazi aperti in Calabria ce ne sono tantissimi, quindi potrei scegliere, e forse me lo sicuramente me lo darebbero pure gratis, però non è questo. Quindi non paghi hai pagato il solo pubblico. Ho pagato il solo pubblico, vabbè. Ma non è questo, perché se con 1.000 spettatori giustamente io non riesco a coprire le spese, a meno che non faccio pagare un biglietto 400-500 euro, ma non penso che la gente possa venire a dei concerti con prezzi di questo tipo. E ci siamo incontrati col sindaco, una persona per bene, una persona capace, persona squisita, niente cioè non è una questione, perché ci siamo lasciati in cattivo modo, no, assolutissimamente siamo delle persone serie, oneste, solo che io faccio l'imprenditore e lui fa un altro tipo di lavoro, che fa l'amministratore. Quindi poi ho chiesto degli aiuti, perché negli anni precedenti non li ho chiesti, come ti ripeto, perché riesco a giocarmela, ho il coraggio di investire e giocarmela con il pubblico, con i biglietti, però con 1.000 spettatori capisci che quest'anno non lo potevo fare. Ho chiesto degli aiuti, questi aiuti l'amministrazione non mi è venuta incontro, e quindi ho dovuto cercare per ripartire, anche non solo per me, ma per tutta la gente che lavora con me, che sono centinaia di persone. Mi sono ho dovuto pensare a qualcosa di diverso, e quindi siccome che con l'amministrazione di Rocella ci eravamo visti già lo scorso anno in piena pandemia, quest'anno sono andato a trovarli e abbiamo subito raggiunto l'accordo. Loro hanno voglia di fare qualcosa di importante, qualcosa di importante che voglio farlo anch'io, perché io quando mi metto a fare le cose per me è una sfida, è una continua sfida con me stesso, con la mia gente che mi segue a lavorare con me, e quindi la voglio portare a termine. Quindi anche questo sarà un progetto sicuramente duraturo, perché abbiamo parlato per un futuro, non sarà una rassegna il Rocella Summer Festival, una rassegna mordi e fuggi, ma sicuramente è con tutto il comprensorio della Ionica Regina, cioè della Locride, che ha numeri di una grande città nell'arco di 10 chilometri, e le vendite già lo stanno dimostrando, perché sicuramente nell'arco di 10-15 giorni saremo sold out almeno con 3-4 eventi dei 5 già. Dei 5 confermati, insomma, quelli che si svolgeranno, compreso Mario Biondi, che è stato poi confermato per ultimo. Certo. Quindi diciamo, ti ripeto, la Rocella
una città che ha storia, cultura, cultura musicale, un'amministrazione che ha voglia di fare, e mi hanno dato, mi sono venuto incontro con degli aiuti che ho chiesto, quindi diciamo il progetto è partito pure con Fiumel. Certo, c'era sicuramente la volontà di continuare a Soverato, perché se tu vai su internet e digiti Summer Arena Soverato, addirittura viene fuori la data dell'11 agosto 2021 con Piero Pelù. Ancora adesso, ho provato io prima, e c'era anche la data, non la data, comunque c'era anche la conferma di Notre Dame de Paris, che ovviamente era saltata nell'estate 2020, dove è saltato tutto il sistema musicale, insomma, e quindi c'erano delle conferme già per il 2021, addirittura, ripeto, l'11 agosto, la data precisa per quanto riguarda Piero Pelù, quindi nel 2020, circa in questo periodo, c'era la già la volontà di organizzare, di confermare il Summer Arena 2021 a Soverato, naturalmente. Poi, per i motivi che ci hai spiegato, naturalmente, spese che non sono sostenibili per la capienza che bisogna rispettare causa pandemia. Quindi diciamo che se dovesse finire questo periodo così terribile e drammatico che stiamo vivendo, e si ritornerà alla capienza normale nei teatri, nei cinema, negli stadi, per quanto riguarda i concerti, nelle varie strutture, probabilmente la Summer Arena potrebbe, ma non è detto, perché lo dicevi anche bene tu, una struttura che può essere poi installata in qualsiasi posto della Calabria, non necessariamente a Soverato, cioè anche se si chiama Summer Arena Soverato, però... No, si potrebbe poi anche chiamare Summer Arena, non so. No, il nome Scalea, mi scusi se ti interrompo, sì. Il nome del progetto non è Summer Arena Soverato, il nome del progetto è Summer Arena. Ok. E abbiamo allungato Summer Arena Soverato perché si faceva Soverato, però il marchio è stato registrato in CIAI, ma si chiama Summer Arena. Quindi si potrebbe chiamare Summer Arena Tropea, ad esempio. Tropea, sì. Okay. Ma il discorso, guardi, io dico che l'amministrazione di Soverato, secondo me, ha avuto una fortuna, no? Trovare un imprenditore come me a portare... E diciamo un progetto che ha dei costi superiori a 1 milione d'euro in una cittadina dove loro non hanno speso neanche un soldo, anzi addirittura mi hanno fatto pagare pure il canone dell'aria, quindi, ma ti ripeto, non è un'accusa, io sono, tutti mi conoscono, che non sono molto diplomatico e forse ne ho subito anche conseguenze per il mio modo di parlare. Però io non riesco a vedere se è una cosa, un muro è bianco, non riesco a dire che è grigio o beige. Io, se il muro è bianco, dico che è bianco. Quindi se questo che dico è perché è vero, non perché voglio accusare l'amministrazione di Soverato, perché ripeto, sono amministratori per bene, sono persone oneste, quindi non voglio dire, però... dico che hanno avuto una fortuna veramente, una fortuna di avere un imprenditore come me, aver portato un progetto famosissimo ormai in tutta Italia, non in Calabria, e aver portato tutti i maggiori artisti a livello nazionale, internazionale, dal Volo a Gianni Morandi, a, giusto per ricordarne qualcuno, a Fiorella Mannoia, De Gregori, Mario Biondi, e la prima data, unica data in Italia, non dimentichiamo quella di Fedez e J-Ax, quindi unica data in Italia prima del tour, che sono andato a Milano a parlare proprio con la mamma di Fedez per costruire questo progetto e dare un'inaugurazione fortissima, quindi tutti sono la prima data di J-Ax e Fedez a Soverato, abbiamo visto gente da tutta Italia, quindi creare non solo quella promozione culturale e musicale, ma anche una promozione commerciale, perché grazie a tanti eventi del Summer Arena, numerosi alberghi, numerosi ristoranti hanno
sono riuscito a contribuire anche economicamente, diciamo, dare una spinta in più in una città, e poi Soverato ha avuto diciamo una pubblicità a livello internazionale per quanto riguarda la vera musica, quindi certo, sì. Negli ultimi 4 anni Soverato è diventata la regina della musica del sud, non della Calabria, quindi, ma io ne sono felice. Poi i progetti si possono continuare, poi si possono interrompere. Ho capito che fin quando rischiavo io era tutto bello. Un giorno che ho chiesto una mano, questa mano non è stata tesa, e quindi magari anche per impossibilità, ecco, non vedo Maurizio, in questo momento non ti vedo, perfetto, sei ritornato, sì. Anche per impossibilità proprio dal punto di vista economico, perché lo sappiamo tutti, lo sanno anche le pietre, insomma la situazione economica finanziaria del comune di Soverato qual è, e quindi probabilmente anche per questo non è stata tesa quella mano di cui avevi bisogno, è possibile? Chiesto. Non avevo chiesto. Non so, non so quanto, non conosco le cifre. Quindi la situazione di Soverato, non avevo chiesto l'impossibile. Io dico che quello che avevo chiesto un sindaco molto meno distratto, diciamo così, meno, un po' più attento, avrebbe messo almeno l'impegno, no? Se non confondi pubblici, ma anche con imprenditori locali, che penso che siano tanti gli imprenditori locali che vogliono investire in progetti importanti, anche perché alcuni imprenditori del Soveratese sono nostro sponsor, quindi se riesco io a trovare gli sponsor, che sono molto preziosi, più dei finanziamenti degli enti pubblici, io penso che saremmo riusciti a portare avanti questo progetto della San Marino. Certo, pensare in futuro che magari possa, perché adesso dopo un anno e mezzo di fermo magari un imprenditore ragiona ancora di più, no? Si ferma e comincia a ragionare del rischio forte che ho diciamo investito nella città di Soverato, e forse dopo un fermo manca pure un po' di coraggio, no? Il coraggio comincia a non esserci più, e sicuramente ci sono un sacco di comuni che mi darebbero anche una mano sotto l'aspetto economico, perché anche nel momento che io facevo il Summer Arena Soverato, ma c'erano centinaia di comuni che mi chiamavano nel dire: ma vieni qua, ti offro questo, ti do questo, mentre Soverato non mi dava nulla. Quindi, per farti capire che io faccio l'imprenditore, non il prenditore, non sono un camaleonte per cambiare casacca come fanno nella politica, no? Nel gergo politico, perché quando credo ad un progetto sono molto fedele e vado avanti anche solo con le mie forze. Quindi io dico che secondo me il Comune di Soverato ha perso una grande occasione, e non so in quale percentuale il mio contributo sotto l'aspetto promozionale, economico, e sotto l'aspetto del valore che dava il San Marino, non so dire le percentuali, però le percentuali io sono sicuro che erano importanti per una cittadina come Soverato avere un progetto così importante. Comunque, chi vivrà vedrà, no? Certo, diciamo che è stata una parentesi durata 4 anni a Soverato per quanto riguarda la Summer Arena, con tanti successi, tante serate davvero importanti di livello, sicuramente con artisti, alcuni dei quali li hai citati, ma ricordarli tutti davvero è un po' impossibile, però artisti di calibro non solo nazionale ma proprio internazionale. È stata una parentesi, il tempo ci dirà poi prossimamente se questa parentesi è chiusa definitivamente oppure potrà essere riaperta. Ecco, intanto c'è questa realtà, adesso c'è questa realtà di Roccella, il Roccella Summer Festival, che partirà il 5 agosto con un artista del calibro di Francesco De Gregori, se non sbaglio,
è stato presente qui a Severato, anzi molti degli artisti, mi sembra che tutti e cinque le date, tutti e cinque gli artisti che parteciperanno a Roccella a Soverato li abbiamo potuti ascoltare, insomma abbiamo potuto godere della loro musica. Io sono abituato perché molta gente non sa che noi gli artisti non è che li chiamiamo perché ci viene in mente un nome e chiamiamo tipo Ligabue, Vasco Rossi. Dobbiamo vedere chi va in tour, chi vuole lavorare, no? E spesso e volentieri lavorano più nella fase invernale, infatti vedi tutti i grandi eventi anche che facciamo a Reggio Calabria, al Pala Calafiore, e poi d'estate invece quegli artisti che hanno fatto il tour invernale non fanno il tour estivo. Quindi noi siamo abituati a prendere il meglio che c'è a livello nazionale e internazionale che va in tour, giusto che possiamo permetterci, certo, la qualità artistica e il rendimento anche economico, perché dobbiamo purtroppo guardare principalmente quello, e chi è in tour. Quindi il meglio lo portiamo in Calabria e l'abbiamo fatto vedere. E gli artisti poi che riescono a fare paganti non sono tantissimi, quindi sono più o meno sempre sono quelli, quindi spesso e volentieri noi li vediamo anno per anno, magari qualcuno dice ma sempre quelli, sì, però sempre quelli con lavori nuovi, perché ogni anno, ogni due anni artisticamente, tipo prendo Fiorella Mannoia, che è quella che porto ogni anno sicuramente con progetti nuovi, il disco nuovo, quindi è Fiorella Mannoia, ma è con un progetto nuovo. È la stessa cosa che uno se ammira un attore e dice no, il film l'anno scorso me lo sono visto, sì, ma no, assolutamente, cioè, i progetti sono sempre diversi naturalmente. Insomma. Quindi per cominciare a partire del Roccella, parlare del Roccella Summer Festival, e voglio ringraziare l'amministrazione, il sindaco Zito, che mi ha accolto veramente a braccia aperte. Noi partiamo questo nuovo progetto il 5 agosto con Francesco De Gregori. Francesco De Gregori con la sua band, perché si era partito che volevano partire, diciamo, un tour, parecchi artisti in Nameplague con uno o due musicisti, poi invece vedo che ognuno arriva con i propri suoi musicisti. Anche partiamo questo 5 agosto con Francesco De Gregori. Il 13 agosto il ritorno di Fiorella Mannoia con il suo nuovo tour, il suo capolavoro musicale che è nato l'anno scorso, il disco, che poi purtroppo non abbiamo potuto, non è stato, non può essere per, stato per la pandemia. Poi il 17 di agosto Max Pezzali con il suo 90 Live, questo sarà un concerto veramente strepitoso e bellissimo, perché vedremo Max Pezzali con tutti i suoi successi dagli anni 90, no? E già vedo l'arena, il teatro al Castello esplodere, mentre ci saranno tutti questi successi di Max Pezzali. Però voglio dare una ancora ti abbiamo perso, Maurizio, eccoti. Mi vedi? Sì, 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 ok. Io ecco, diciamo, voglio dare una notizia prima che esca fuori. Di Maxi Pezzali non ci sarà solo il 17, ma visto che siamo quasi sold out, mancano proprio pochi biglietti per il 17, oggi pomeriggio annunceremo la seconda data, che sarà il 16. Quindi di Maxi Pezzali
Doppio appuntamento con Max Pezzali. Rocella Summer Fest, doppio appuntamento 16 e 17 di agosto. 17 agosto, pochissimi biglietti, siamo quasi in sold out, siamo sold out. E poi quindi partono adesso abbiamo, le vendite. Abbiamo pensato di aggiungere anche il 16. Quindi 16 e 17 Max Pezzali. 18, giorno dopo, abbiamo la rockstar di Gianna Nannini col suo evento piano e forte, si chiama è Gianna Nannini, però come ti dicevo, il progetto all'inizio era solo col pianoforte del suo musicista, però arrivano anche tutti i suoi musicisti, quindi sarà anche questo uno spettacolo straordinario. E poi abbiamo pensato di dare veramente un tocco finale il 20 agosto con una star come Mario Biondi nel tempio della musica jazz, come Rocella, abbiamo portato un mostro sacro a livello mondiale come Mario Biondi, maestro del blues e del jazz. Quindi anche questo evento sicuramente l'abbiamo pensato proprio ad hoc per la città di Rocella, e sembra che abbiamo fatto un piacere perché le vendite stanno andando veramente forti. Quindi ripeto, la prima edizione, diciamo, il primo appuntamento 2021 del Rocella Summer Festival con 5 più una doppia data, quindi 6 appuntamenti con 5 mostri sacri della musica nazionale e internazionale. Più di questo, cosa volevamo dopo una ripartenza? Una ripartenza sicuramente col botto, ecco, lo possiamo dire. Sicuramente saremo, la Rocella Ionica sarà la regina della musica a livello regionale, quindi in Calabria non c'è un altro appuntamento simile che possa avvicinarsi a questo, e quindi io ne sono felicissimo di aver dato a questa cittadina, insieme all'amministrazione comunale, col contributo dell'amministrazione comunale di Rocella, un grande appuntamento, una grande estate, e sicuramente posso dire che questo è solo l'inizio. Beh, Rocella, comunque questo è solo l'inizio, vuol dire che appunto ci sono progetti probabilmente di cui già avete pianificato qualcosa, ma insomma adesso inizia la prima edizione, probabilmente si andrà avanti eccetera eccetera, ma questo poi lo vedremo. Intanto si pensa naturalmente ad iniziare quest'estate 2021 nel migliore dei modi, in questa ripartenza appunto dove per un anno davvero i concerti dal vivo, la musica ferma è pesato tantissimo, non solo dal punto di vista economico, giustamente perché questo lo fa di mestiere per gli imprenditori come Maurizio Senese e anche per tutto il comparto che ruota intorno a questo settore, ma è pesato anche per gli amanti della musica, soprattutto la musica dal vivo, che è qualcosa davvero che ti dà dei brividi ineguagliabile in assoluto. Quindi anche i concerti che farai al palazzetto probabilmente riprenderanno in autunno, non so, il prossimo inverno, se le cose dovessero andare bene, diciamo, dovresti riprendere anche con l'attività, diciamo, invernale, giusto Maurizio? Sì, diciamo che sicuramente noi cercheremo di andare avanti facendo del meglio di quello che possiamo fare. E come dicevi tu, questa pandemia ha fermato non solo gli amanti della musica e noi imprenditori, ma vorrei ricordare che dietro le quinte di un singolo concerto ci sono centinaia di persone. Quindi con questo limite di 1000 spettatori, anche gli artisti hanno fatto la sua parte, perché i budget, i cachet li hanno ridotto in base agli spettatori che possiamo mettere diciamo in ogni struttura. Quindi c'è stata la volontà di tutti per ricominciare, quindi partendo dalle produzioni, dai management, dell'artista principalmente, da noi promoter che rischiamo giorno per giorno, e per far lavorare quelli che il lavoro è fonte di vita, come noi.
però le posso assicurare che ci sono operai che vivono di questo, centinaia di operai che vivono di questo, e un anno e mezzo fermi è veramente una cosa spiacevole, è una cosa che vogliamo che si ritorni al più presto alla normalità. Ma ci sono anche degli appuntamenti, mi sembra di aver letto, anche a Roccelletta? Sì, c'è. Cioè, diciamo che non solo a Roccelletta, abbiamo anche abbiamo voluto fare un altro evento al Parco Archeologico Solacium. Un sito meraviglioso, di rara bellezza, veramente. Sì, ci sarà una doppia di Gianna Nannini, oltre a Roccella ci sarà anche a Borgia, e praticamente anche Francesco De Gregori ci sarà questo altro concerto. Quindi il 6 di agosto con Francesco De Gregori e il 26 di agosto siamo con un'altra data di Gianna Nannini, ma non ci fermiamo qui, perché abbiamo anche al Parco Archeologico Rocciate di Boccia abbiamo un altro evento che è molto bello, molto divertente, quello di Francesco Renga, organizzata da un'associazione a scopi benefici, quindi un appuntamento importante anche questo. Quando? Ma abbiamo altri due appuntamenti a Cittanova, nel centro storico di Cittanova, il 14 agosto con Umberto Tozzi, e il 17 agosto ci sarà anche Francesco Renga. Stiamo chiudendo altre due date a Roseto Capospulico, il 19 di agosto ci sarà un'altra data di Mario Biondi, e il 25 di agosto a Savelli in provincia di Crotone un concerto di Neck. Ma ci saranno altri appuntamenti, quindi invito a tutto il pubblico calabrese andare sul nostro sito di smmusica.it per essere aggiornati di tutti gli eventi che ci saranno in Calabria. Le posso assicurare che sono tantissimi. Quindi vuol dire che c'è voglia di ricominciare, di andare verso la normalità, e noi faremo di tutto perché questo accada. Assolutamente, questo ci fa assolutamente piacere, vuol dire, appunto, come dicevi, sì, c'è un ritorno alla normalità, e una normalità senza musica, senza concerti dal vivo, davvero è qualcosa che non è accettabile, ovviamente, così come l'arte e la cultura in genere, che sono i settori, come dicevamo prima, che hanno subito più restrizioni, più prolungamento di chiusure, soprattutto rispetto ad altri. E quindi un'estate davvero piena, un'estate bollente, soprattutto un mese di agosto ricco di appuntamenti, e che si possono andare, diciamo, a leggere di volta in volta sulla pagina di smmusica.it. Siamo in vendita, poi in evoluzione, quindi bisognerà scoprire altre nuove date. Sì, si possono scoprire altre nuove date. Chi è interessato a comprare i biglietti può sempre sul nostro sito può trovare le pagine di Ticket Service Calabria, cioè che è la nostra piattaforma a livello regionale, oppure sulla piattaforma dove siamo esclusivi in Calabria anche di Ticket One, quindi la piattaforma europea, possono trovare tutte le nostre date. Siamo già in vendita con tutti gli eventi. Io ricordo, se qualcuno è interessato a qualche evento, di fare in fretta a comprare i biglietti, perché purtroppo le capienze sono per tutti limitati a 1000 spettatori. Per la sicurezza Covid ci sarà una organizzazione ovunque impeccabile, come lo è sempre con la nostra organizzazione, quest'anno ancora di più perché ci sono i controlli pandemici. Quindi cosa le devo dire? Mi auguro a tutti i calabresi, a tutti gli italiani, a tutti i turisti che vengono in Calabria
una buona estate e una buona musica. E quindi verremo a Roccella a seguire qualche artista così, appunto, con un nome così altisonante. Dovremmo venire a Roccella a seguire il concerto. Vi aspettiamo. È importante, naturalmente, come dicevi, seguire tutte gli accorgimenti dovuti alla pandemia per sconfiggerla totalmente, per riprenderci in toto quella normalità che ci è stata tolta. Un'ultima domanda prima di salutarci: se qualcuno dell'amministrazione comunale di Soverato, non so, vi siete sentiti con qualcuno di loro e qualcuno si è complimentato di questa nuova operazione chiamata Roccella Summer Festival, so. È una domanda un po'... No, ci siamo visti prima che io andassi a programmare il nuovo progetto Roccella Summer Festival. Ci eravamo programmati, sono andati 2 o 3 volte, non una volta, perché come sembrava all'inizio c'era la volontà di riprendere. Va bene. Poi c'è stato il silenzio, poi ho cercato di accelerare quelle che erano le fasi organizzative, perché sennò rischiamo di far saltare anche l'estate 2021. E non ce la possiamo permettere. Va bene, Maurizio Senese, grazie per essere stato con noi. Naturalmente in bocca al lupo per il nuovo progetto Roccella Summer Festival, con partenza il 5 agosto con il maestro Francesco De Gregori, e poi da lì in poi una serie di date le abbiamo annunciate, ma appunto andando sulla pagina poi di SM Musica potrete avere contezza di tutto quello che ci sarà dal punto di vista musicale, di concerti dal vivo in Calabria, con nomi davvero di un certo calibro. Buon estate, buon lavoro. Buon estate anche a voi e vi aspetto a tutti i miei concerti. E ci vedremo ai concerti. Grazie, così come ringraziamo i nostri telespettatori per averci seguito. Buona serata, arrivederci alle prossime. Grazie a tutti voi e buona serata a tutti voi. Da Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna. Dal classico al casual, scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82189 oppure al 338 2278 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.